Buonasera amici di Unileague, vediamo com'è andata questa serata di scontri diretti nel girone B, dove si sono affrontati Stocazzo e Titan in lotta per il secondo posto e Olympique Collionet e Ghetto Paris Hilton in lotta per un posto nei playoff. Mentre nel girone A si sono affrontati invece i Morgans contro il Honduras, anch'essi in lotta per l'ultimo posto valido per i playoff. Partite difficile, l'abbiamo già affrontate all'andata, li abbiamo sofferti, sappiamo che è una squadra forte e quindi questo potrebbe essere, diciamo, una spinta in più per fare una buona prestazione. I ragazzi li vedo abbastanza carichi, siamo sempre una squadra un po' così, che non si sa mai cosa si può aspettare il lunedì, però speriamo di fare una buona partita. Una partita all'attacco, dobbiamo cercare di fare il miglior risultato possibile per riprenderci dalla brutta sconfitta della partita scorsa. I miei sono motivati, dobbiamo cercare di fare il meglio possibile e magari difendere un pochino di più per migliorare la differenza reti. Oggi non li vedo benissimo, però vabbè, proviamo. È difficile, siamo secondi a pari punti, dobbiamo batterli per forza, sennò poi rischiamo di farci scappare la Champions, quindi dobbiamo mettercela tutta. Abbiamo vinto, fortunatamente è stata una partita veramente difficile, combattuta anche all'ultimo, rischiando di prendere il 3-3, però dai, è stato importante portare a casa questi tre punti. Va bene così, va bene così, ma anche se non abbiamo giocato benissimo, abbiamo vinto e blindiamo la seconda posizione. Una partita noiosa, giochiamo per il pareggio, se ci va bene. Li vedo ingrassati ma vogliosi di un altro double down. Crediamo di andare al KFC a farci un double down dopo partita.
praticamente era uno scontro praticamente diretto, quindi siamo contenti, abbiamo giocato un'ottima partita, quindi siamo soddisfatti. Già all'andata abbiamo perso partite che non dovevamo perdere, quindi non si può mai sapere, però se continuiamo con questo spirito sicuramente abbiamo ottime possibilità. Perfetto, grazie. Sicuro no, già all'andata abbiamo perso partite che non dovevamo perdere, quindi non si può mai sapere, però se continuiamo con questo spirito sicuramente abbiamo ottime possibilità.